Ben ritrovati gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, torna la voce del Friuli, come sempre spazio dedicato all'approfondimento. È venuto a trovarmi in studio Marco Orioles, il nostro sociologo, ma anche mass mediologo, perché oggi vogliamo parlare di comunicazione. Negli ultimi giorni, insomma, ne abbiamo sentite di cotte e di crude tra Battisti e Friends. Insomma, sta di fatto, Orioles viene da dire, che c'è troppa gente che fa rumore con la bocca. Sì, rumore l'hanno fatto un po' tutti. Mi vorrei soffermare sul regista di questo rumore. Lo segnalo a chi è cultore come me della politica, la vuole capire soprattutto, perché non è facile capirla. Io sono sempre sintonizzato con l'account social del. Il motore, l'ideatore della cosiddetta bestia, cioè la macchina del consenso social che regge il fenomeno Salvini. E ho assistito nelle ore alla creazione del caso Battisti, che era la parola d'ordine, doveva consentire al nostro ministro dell'Interno di presentarsi a Ciampino, come è successo, con la sua regolare giubba della Polizia di Stato, a sottolineare finalmente l'ergastolo per questo criminale, come aveva detto prima, comunista. È un'operazione che corona il sogno di tanti italiani, cioè che fosse fatta giustizia nei confronti di questo criminale incallito e pluriomicida che ha umiliato e offeso l'Italia, che si è fatto inseguire per 40 anni e che solo grazie a un cambiamento politico, a questo punto possiamo dirlo globale, è cambiata l'aria anche in Brasile, l'ultimo rifugio di Battisti. È potuto appunto accedere alle cosiddette patrie galere. E sono tante le cose che si potrebbero sottolineare. Io ho voluto evidenziare il fenomeno mediatico, come era questo il filone che abbiamo deciso di Certo. seguire nella conversazione di oggi, e evidenziare il ruolo della propaganda salviniana, perché questo è un caso da manuale, no? Di grande evento mediatico che è stato seguito con grande attenzione e anche con tutto il codazzo social delle polemiche tra anche opposte tifoserie, perché ci sono anche le tifoserie Come nel caso, opposte. insomma. Senta, qualcuno, anche qualche nostro collega, perché anche lei tutto sommato è giornalista, perché ha scritto all'Ordine anche lei, se Sì, non ricordo certo. male, e dunque qualche nostro collega ha definito ex terrorista. Ma uno che fa il terrorista va in pensione dopo una certa età, oppure quando si riconverte, e non è il caso di Battisti, diventa ex? Cioè, diamogli nome e cognome, è un brigatista, non più operativo, però a tutti gli effetti è un brigatista. Beh, potremmo definirlo ex terrorista quando avrà scontato la sua pena, Sarà redento, no? In un certo senso. primo, e quando si sarà pentito. In ambedue i casi credo che non avremo mai giustizia da Quell'ex, questo beh, punto questo è di vero. vista. Senta, facendo un po' di zapping negli ultimi giorni, perché giustamente noi, vediamo anche cosa accade a livello nazionale, no? Perché le TV locali si dice, ah, boh, le TV locali fanno informazione così. Poi facendo zapping a livello nazionale, insomma, passando un po' da Mamma Rai alle varie Fininvest e le altre Fininvest, come si dice in questo caso, insomma, ne sentiamo di cotte e di crude, no? C'è chi addirittura giustifica il fatto che questo brigatista, terrorista, per il momento in attesa di giudizio, non debba di fatto scontare la galera, perché tutto sommato, parole di Barbacetto ieri sera sulla terza rete Rai. Sì, vabbè, ha ammazzato quattro persone alla fine, sto qua, non è che ha fatto chissà che cosa, no? È ovvio che in questo momento il caso Battisti è imbarazzante per alcuni, per quei pochi ormai rimasti che possono interpretare gli sviluppi di questi ultimi giorni come una delusione, come qualcosa che fa assaporare l'amaro. Ma fortunatamente la gran parte dei giornali, quasi tutti direi a questo punto, hanno semmai sottolineato, messe in luce le complicità di cui ha goduto, complicità intellettuali, intendiamo,
di cui ha goduto Battisti in questi anni, tra raccolte di firme e cori entusiastici a sostegno dello scrittore, del talento della letteratura noir, chi insomma è stato catturato dall'idea molto improbabile che Battisti fosse un rivoluzionario che in età matura si dedica alla letteratura. Una visione frutto proprio di una lettura distorta che però è patrimonio di una minoranza ristrettissima di italiani. Chiaro. E d'altronde comunque siamo sempre, ricordiamo, in democrazia e ognuno ha il diritto di esprimere le Ma proprie ci mancherebbe. opinioni, no? Senta, parlavamo appunto dell'aspetto mediatico, no? Con Salvini che è arrivato col suo nuovo vestiario, ormai non sappiamo più nemmeno come si sembra che quasi Sì. Arturo Bracchetti a confronto è un dilettante, no? Rispetto a Salvini, perché si veste, ricorda un po' il Big Jim, si ricorda quello che avevamo da bambini, che si Sì. giocava, si trasformava. Però dall'altra parte bisogna dire la verità, non è che il modo di fare controinformazione nei confronti di Salvini, diciamo così, metta in riga il ministro degli interni, anzi, il modo di rispondere a Salvini da parte di certi esponenti della cosiddetta area di sinistra agevola ancora di più la funzione e la visibilità del ministro degli interni. In questo momento le opposizioni sono disorientate, non sanno come contrastare la narrazione salviniana che è vincente, fa presa sulla popolazione, su ampi strati della popolazione. E io ho visto balbettare forze come il Partito Democratico, che attraverso il suo ex segretario e candidato di nuovo a segretario, Maurizio Martina, propone un referendum per abrogare il decreto legge sicurezza e immigrazione voluto da Matteo Salvini. Sono tentativi abbastanza disperati di riconquistare il consenso di una popolazione che in questo momento pende, non dico dalle labbra, però pende dalla parte della Lega di Salvini, di questa Lega che ha cambiato pelle, che ha assunto una nuova identità, ha la sua missione, che adesso è anche europea, come stiamo seguendo in questi giorni. Salvini è stato in Polonia a tessere la tela di questa sua. Non mi meraviglierei che adesso diano la colpa del fatto poi dell'assassino di Danzica, Salvini. Sì, questi titoli sul clima d'odio che è responsabile dell'omicidio del sindaco di Danzica. Episodio ovviamente tragico Certo. e deplorevole, che è stato condannato da opposizione, maggioranza in Polonia, da tutti, c'è un clima di lutto nazionale in questo momento in Polonia. Beh, sì, sono cliché che sono applicati Chiaro. per decifrare un fenomeno come la violenza politica che irrompe sulla scena in una Polonia altrimenti tranquilla. Non vedo uno stato di preallarme in Polonia o tantomeno in altri paesi d'Europa e tantomeno in Italia. Certo c'è una dialettica vivace in una fase di ricomposizione ideologica in cui non ci sono più i tradizionali schieramenti destra, sinistra, i progressisti, i conservatori, ma c'è un asse aperto-chiuso europeista. Sovranista, per semplificare Certo. naturalmente, che vede caratterizzare l'attuale dibattito politico. C'è come sempre l'imbecille che vuole passare, usando in modo Avere i famosi distorto, 5 minuti di notorietà. esatto, insomma, mi sembra abbastanza palese che con quel suo impadronirsi del microfono davanti al pubblico dopo aver accoltellato il sindaco, si tratta di un megalomane con Certo. gravi problemi. Tra l'altro, aveva smesso di prendere, credo, psicofarmaci Sì, perché sì, era sì, sì. in cura. Beh, D'Antonio era appena uscito di galera dopo 5 anni, insomma. Anche in Polonia, magari non solo in Italia, le cose funzionano un po' alla rovescia, no? Tutto il mondo è paese. Senta, Orioles, questa è una domanda che faccio direttamente a lei, no? In Nicaragua una volta c'erano i sandinisti, no? Adesso in Italia ci sono i salvinisti. Nel senso che oltre ad essere magari addirittura chi non vota Lega, però piace Salvini, no? E so che ad esempio lei con i salvinisti non è che in questo momento stia andando molto d'accordo, No, siccome sono europeista, mi sento, non dico in trincea, ma mi sento impegnato a difendere questi ideali e non ho
non sono né politicamente corretto né intenzionato a fare sofismi, ma voglio dire le cose come stanno dal mio punto di vista. E quindi in questo momento non dico che siano avversari leghisti, però sono comunque dei rivali nell'agone delle idee che poi sfociano nel grande mare magnum della politica. Certo. Io non faccio politica, ma lavoro con le idee. Beh, chiaro. E poi abbiamo avuto delle scaramucce, lei lo sa, abbiamo non dico un conto aperto, ma una discussione da concludere io e il sindaco, la sindaca o il Noi siamo sindaco sempre di aperti, per... Monfalcone, anzi, Io il fischietto ce se. l'ho, ho già preparato il fischietto, cartellini, già tutto di verità. Abbiamo anche il prato verde per terra, dunque siamo già a disposizione per fare la disfida VR1 tra Orioles e la Anna Maria Cisinti, insomma, anche secondo me, perché lei mi insegna, insomma, alla fine sui social a volte si dà un'interpretazione e a volte il 90% dei casi è capita male. Forse secondo me, se invece la gente ascolta un dialogo aperto, anche che duri magari 10 minuti, un quarto d'ora, però c'è la possibilità di parlare, no? Nel senso parlare con calma, dove anche la signora Maria o il signor Beppi da casa, che per questioni X, Y e Z ha dovuto terminare in anticipo gli studi, ma questo non significa che non sia in grado di capire oltre, parlando piano, chiaro e trasparente, tutti alla fine arrivano al concetto. Chiaramente, purtroppo, il social network in certi casi diventa la nuova arena, il nuovo Colosseo, no? Dove tutti sono i leoni da tastiera e a volte capita che qualcuno venga mangiato dai leoni. Però attenzione, poi questi leoni fanno anche la figura di co. E finisco lì, Certo. insomma, Oni, ecco, in quella maniera lì, senza la G nel mezzo. No, perché non vorrei essere volgare, solo per quello. Però, Orioles, la cosa importante è questa, no, da definire. L'ho detto i salvinisti, perché? Perché molto spesso è diventata una dottrina, no? Io vedo gente che veramente se Salvini dice mettete ecco, la spilletta alla rovescia, tutti si mettono la spilletta alla rovescia, perché l'ha detto Salvini, no? È vero, è vero. In questo momento Salvini gode del consenso del 53, credo, o 52% degli italiani che approvano il suo operato, che lo voterebbero. Il partito di cui Salvini è il segretario gli attribuiscono tra il 32 e il 35% dei consensi e quindi farà il pieno alle europee, questa è l'immediata conseguenza Chiaro. del barometro dell'opinione pubblica. E poi c'è anche un esercito di seguaci che noi possiamo vedere saltuariamente in occasioni come Pontida o la manifestazione che c'è stata l'8 dicembre a Roma, decine di migliaia di persone a seguire il comizio del capitano è un fenomeno dei nostri tempi, della fine degli anni 10 del XXI secolo, che va capito, va studiato, e c'è chi ci crede con il cuore. Io vedo che i fan di Salvini, non dico che siano sfegatati, però credono ciecamente nelle parole ben scolpite di Salvini che Ma non è no. secondo lei è più un leader massimo o un caudillo? Se deve definire Salvini, secondo lei, è più un leader massimo, dunque vicino a una teoria di sinistra, oppure un caudillo vicino a una teoria diciamo così, di destra, però sempre comandante o capo supremo è? Teniamo conto che Chiaramente col dovuto beneficio di inventario. in questo gioco delle definizioni c'è caduta la stampa mondiale. Ho letto domenica scorsa l'ultima fotografia del fenomeno Salvini, l'ha fatta il New York Times, e ha puntato l'attenzione proprio sulla dimensione social, su come Salvini aveva costruito la sua reputazione e la sua fortuna politica con una intensa attività social gestita, come dicevamo prima, da una serie di collaboratori. E in questa attività social c'è molta attenzione alla costruzione del leader, del personaggio, che incasellandolo nelle categorie del XX secolo, operazione difficile, è un fenomeno
che paradossalmente, benché si richiami ai valori tradizionali, al cristianesimo, è assolutamente postmoderno. Salvini Chiaro, chiaro. è un leader che pranza e cena con i suoi follower, quindi Sì, è come fare un paragone difficile, calcistico, è stato difficile. più forte Maradona o Pelé, è stato più forte Coppi o Bartali, via dicendo, no? Più forte Wilander o piuttosto che McEnroe, tanto per fare così dei nomi buttati lì alla Carlona, no? Ecco, alla fine forse il fenomeno Salvini veramente va studiato alle radici, ma va studiato veramente bene, no? Per capire, perché tra l'altro in pochi anni, no? Perché parliamo, Salvini ha preso in mano la Lega subito dopo il 2013-14. Lui è segretario dal 2013. Una Lega che era praticamente allo sfascio, no? Ed è riuscito in poco tempo, in 2 anni, a portarla a questi livelli. A diventare una forza capace di essere votata da un terzo degli italiani, né? Cosa che faceva solo la DC Certo. dopoguerra. Vabbè, insomma, dopo vengono fuori anche dei paragoni particolari, no? Esatto. Senta, secondo lei è solo una coincidenza, poi chiudiamo, che Battisti sia rientrato in Italia nel giorno stesso in cui si ricorda il centenario di Andreotti? Sì, già è stata notata questa coincidenza, ma fa parte di questa cronaca sempre elettrizzante di una vita politica che non finisce mai di Certo. Alla stupirci. fine è sempre colpa dei giornalisti, questa è la Sì, realtà dei fatti, cioè siamo. sempre colpa dei giornalisti, se succede qualcosa in Italia è sempre colpa dei giornalisti. Io ringrazio Marco Rioles per la partecipazione, ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione e l'ascolto, come vedete da oggi abbiamo completamente cambiato canovaccio, iniziamo con la voce del Friuli, dunque partiamo subito con l'approfondimento in questo spazio informativo e adesso, subito dopo la sigla della voce del Friuli, il nostro videogiornale con le ultimissime e all'interno anche il magazine per l'approfondimento dedicato a varie iniziative che accadono in Friuli, Venezia, Giulia. Per quanto mi riguarda, Mandi e alla prossima.